Siamo pronti? Un po' di gente in piedi. Se là in fondo vi sedete, grazie. Oh, forse ci siamo. Direi di iniziare. Buongiorno a tutti. Visto anche, come dire, la data in cui cade questo convegno, buona Pasqua. No, ci sta. E tra le altre cose, come dire, per usare una metafora, il tema è un po' anche questo. Quale uovo di Pasqua ci attende? Ci attende l'uovo di Pasqua all'ovetto Kinder con salmonella inclusa gratis? Oppure un bel uovo di pasticceria con una grande sorpresa dentro, un regalo che ci può far piacere? Beh, dipende dalla strada che le imprese, i cittadini, ma soprattutto le imprese in questo caso, intendono prendere, no? Il problema è che la scelta non è facile. In questi tempi, come ormai sappiamo tutti, la strada è assai perigliosa e soprattutto incerta. C'è un GPS impazzito della storia che non dà indicazioni precise. Non so se vi è mai capitato di essere all'estero, aver noleggiato una macchina e dover riportarla all'aeroporto. Immaginate di essere all'estero, il vostro aereo sta per partire, dovete raggiungere l'aeroporto, purtroppo il navigatore parla in una lingua a voi sconosciuta. Facciamo il russo, tanto per così fare un esempio. E peggio ancora, i cartelli sono in cirillico. Alcuni cartelli vi portano fuori strada, sarebbe un disastro, altri cartelli invece vi portano in una direzione giusta. E anzi, se raggiungete l'aeroporto in tempo, potete prendere l'aereo e battere anche i concorrenti. Quindi diciamo ci sono delle IL dietro l'angolo, ma ci sono anche delle opportunità. Cerchiamo di elencarla perché è un po' il tema di quest'oggi. Contro, innanzitutto, c'è l'incertezza. L'incertezza è la peggior nemica dell'economia. I mercati odiano l'incertezza. Se i consumatori sono incerti, non acquistano, si tengono i soldi sotto il materasso. Poi ci sono i prezzi, ve lo vengo a raccontare a voi, lo sapete meglio di me. I prezzi che salgono, fino a quando saliranno? Ma non si sa, c'è un'inflazione che si riverbera, diciamo, dai prezzi di produzione dei materiali al prezzi al consumo, e questo genera anche l'incubo stagflazione, cioè inflazione e crescita zero. C'è il caro energia, leggevo oggi che un camion, un pieno per un camion di trasporto grande costa 1200 euro. So che alcuni di voi sono passati da offrire il trasporto gratis a farlo pagare, perché è ovvio che sia così. E poi c'è un altro aspetto, che è la fine dei super bonus, o come la chiamo io, la morphine economy. La morphine economy è qualcosa che allevia il dolore. Tutto è gratis, apparentemente, perché naturalmente nulla è gratis in economia, si paga sempre tutto. Ma io, tanto paga lo Stato. Ma lo Stato non ha un numero di telefono, un'email. Lo Stato è qua. Lo Stato siete voi, le imprese, i cittadini. Quello che viene adesso erogato gratis sarà pagato domani. Ora, qui non voglio fare il super liberista, che per carità, la morfina può servire nei momenti di dolore per alleviare, può, come dire, avere un effetto, viene utilizzata negli ospedali. Il problema è che se viene utilizzata a lungo poi crea dipendenza, quindi diciamo ci sono i pro e i contro. Però diciamo che ci sono anche i cartelli buoni, quelli che vi portano all'aeroporto. Cartelli buoni sono uno che è la bomba atomica di tutti i bonus, cioè il PNRR. Sono arrivati proprio ieri i primi 21 miliardi. Beh, insomma, sono bei soldi. Non saranno tutti per l'edilizia, per le costruzioni, però buona parte finirà lì. Quindi abbiamo un bel tesoretto per i prossimi anni da spendere, sempre che facciamo le riforme, perché i soldi sono erogati in cambio, primo, che vengano spesi, in Italia non è così facile, secondo, che si facciano delle riforme. Poi c'è
Abbiamo detto prima dei prezzi che sono aumentati e soprattutto quelli dell'energia, e quindi c'è un tema di risparmio energetico che continuerà a essere attivo per i prossimi anni. Ci sarà l'efficientamento degli edifici, continuerà a essere di attualità, perché per forza, perché quando ti arriva una bolletta stratosferica pensi a come risparmiare. E ci sarà anche un impulso nelle energie rinnovabili, che possono essere, come dire, avere dei riverberi anche per quanto riguarda l'edilizia. Già il governo ha messo a punto delle norme per facilitare l'impianto di energie rinnovabili, ma pensate, qui siamo in Veneto, se tutti i capannoni avessero dei fotovoltaico sul tetto, quanta energia potremmo risparmiare? E poi c'è un altro fenomeno di cui forse si è parlato poco, cioè il fenomeno del reshoring, cioè aziende che una volta avevano diversificato portando all'estero la propria produzione, che adesso, vista la situazione con i caratteri in cirillico, cercano di portarla più vicino. Quindi vuol dire che la filiera si accorcia, non sarà subito, non sarà per tutti, però in alcuni casi sarà così, e questo vuol dire che le imprese dovranno, come dire, ristudiare la propria strategia, la propria logistica, la propria filiera. Insomma, i temi sono tanti, ma io direi di iniziare subito con i numeri, i dati, che sono quelli su cui si può ragionare meglio.